Tutti ragazzi, Ciao e ragazze. bentornate, certamente sì, e bentornati qui sulla Foggiava 79. E oggi ritorniamo di nuovo con Cyberpunk dopo lo shock di ieri, ovvero la morte del nostro caro amico. Insomma, siamo partiti con dispiaciuto, lui, quindi non ce l'aspettavamo, io non proprio pensavo che no. moriva. No, neanche io, anche perché proprio siamo all'inizio, quindi uno si aspetta un attimo. E invece se n'è andato così, Jackie. Dove sono andato? Aspetta, aspetta. Fammi bene tutta sta roba. Chissà se incontreremo un nuovo amico. Vabbè, però lui era una cosa speciale. Vabbè. Intanto grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo anche qui su Sì, grazie Cyberpunk. ragazzi, di Siete cuore, fantastici. cuore, cuore, cuore. Dobbiamo andare nella stanza 204. Ok, allora. Bando Vediamo che cosa ci dicono, perché insomma, alle ciance, metà della andiamo. squadra è morta, eravamo in Ma quattro, non siamo posso rimasti in correre. due. È come se fosse. Vabbè, sarà avvilito, è morto Esatto. Jackie, sarà distrutto, tutto il casino. Che modal tristi. Poi insomma pure te ti sei lanciato e lì sei caduto, non starai proprio benissimo. No, sinceramente no, noi non stiamo bene né fisicamente né mentalmente Mentalmente. perché abbiamo perso, insomma, Due il amici, nostro. perché poi sembrava pure affezionato a T-Bug lui alla fine. Occupata. Era Ma è la 200. Sì, 204? era Sì. 204. Scusate. Comunque, Fammi tutti entrare. sempre postacci. Lavate dai palle perché Io mi rode aspetto. proprio. No, volevo far come Sheldon. Non me l'ha fatto fare. Va bene. Chi voleva? Bussare in continuazione come Ah. Sheldon. WNS, N54, perfino i canali pirata. Sei sulla bocca di tutti. E Jaxter è in macchina. Il longevo capo della mega corporazione Sì, giapponese è lì. deve essere stato Morto. assassinato nell'hotel corporativo di Compatti Plaza durante una riunione di famiglia. Le mie Il condoglianze. Saburo Arasaka, E il il dottor Saburo relic? Arasaka, ha indicato come Ce l'ho colpevole proprio il qui. figlio del padre di Leonardo Rivale, ma Come ancora non ha temevo. prove a Cosa? sostegno delle accuse. Saburo Secondo Arasaka. cronisti dei media, Morto. la morte del mio Hai amico idea del casino in cui mi avete trascinato? Che mio amico Avete ho ammazzato ammazzato il io? fottuto imperatore, sua maestà! Guarda che sta Chiunque del c'entri anche figlio. solo lontanamente con questo casino è spacciato! Sei tu? Che cazzo Sei avete tu mai che ci hai detto? cacciato in questo casino! Cominciamo dall'organizzazione! Tu non avevi idea che Saburo Arasaka sarebbe stato all'hotel! Non ho accesso alla sua cazzo di agenda! E poi nessuno vi ha chiesto di uccidere il Ma vecchio! dove abbiamo ucciso Non noi? siamo stati noi! Ma davvero? Dillo ai ninja dell'Arasaka che ti stanno alle costole! Quando li vedo io li Senti, a me ammazzo questo già mi le sta a far rode proprio. Ma che gambe. vuoi? Il piano avete fatto te e Ok, quell'altra. calmiamoci. Ecco, Fai bello. canzoncelle Devo con definire Fedez, una sei deficiente. strategia. Ho capito. La Parker, gli Eddie, e poi ci lasciamo questa città alle spalle. Ma prima, la tua faccia. Hai sangue dappertutto. Che ne so. Il bagno è lì. Vai a darti una ripulita. Boh, state calmo. Schifezza, proprio non ci Non mi fosse. fido, questo sta a parlare. Chi sta a Posto. chiamare? No, non posso aspettare l'alba. Un posto, ma con la tariffa premium. Spazio porto, terminal 4. Ricevuto. Se vola no. Questo ci può fregare, fidati. Tutti infami. Mazza, ci ha messo 2 secondi e mezzo a pulirsi. Sì.
c'è stava per Jagger. O forse era meglio di no, per collascio del sangue. Vabbè, tanto. Madonna, ti sta panicato pure il giochetto. Allora. Ok. Lo sapevo! Porca miseria, ma c'è sta uno. Oh, solo Jackie, solo del Jackie ci potevamo fidare. Non posso rischiare. Ricordi la prima conversazione? Alla fine opterò per una vita tranquilla. Nessun finale esplosivo per me. Oh! Scusa. Significa? Cioè, questa era solo l'intro. No. Cioè, vedete, stiamo a iniziare adesso. Noi se siamo affezionati a Jackie, l'abbiamo vista solo nell'introduzione del gioco. Cioè, praticamente era l'intro. Pensa un po'. Quindi mo siamo un altro. Ehi! Oh, ehi, zitta, non rompe, che devo capire chi so, che so fa. 20 agosto 2023. Ehi. Tutto bene? Mai stato meglio. Chi è? Non si direbbe. Boh. Forse un'amica. No, chi è lui? Senti, la voce è diversa, mica se te. E poi 2023, ha detto. Lei era ambientato nel 2077. Oh, Keanu! Non è Keanu Reeves? Sì. Ma pensa un po'. Ma, cioè, quindi sei lui? E no, ovviamente è non lo so. Ah, bella gente. Certo, sul palco con una pistola in mano. Vai, fatemi cantare. Sono qui per dire addio a tutti voi. Te spari? Ah, pensavo che c'ho un fucile in mano. Vai, un po' di metal. Scusa, chi sa perché mo stiamo indietro nel tempo? I soldi sono soldi, non si scappa. Pronto? Ma ammazza, 2023, vuol dire che fra 2 anni stiamo così. Hai delle foto? State sprecando le vostre vite, seguendoci come cagnolini. Beh, che ti è preso? Ah, ok. La voglio oggi. Johnny, aspetta. Non Johnny, quota del Johnny. Puoi ancora cambiare idea. Vuoi vedere che mi arrendo? È una cosa che mi aspetto da te. E sai perché? Perché sei sempre stato un cazzo di codardo, Kerry. Ti offrirò un ultimo consiglio in nome dei vecchi tempi. Tira fuori le palle. È ora di scrivere il futuro. Sei in ritardo. Scusa, ero morto, poi mi sono incarnato qualcun altro. È la mia operazione. Decido io chi è. Cazzo, sali, sono io, prima che cambi idea. Stai zitta. Dai una pizza. Ma voi chi sei? Scusa. Che cazzo, Johnny? Silverhand. Ciao, Shaiten. Decolliamo. Vieni, mettiti queste. E non te le togliere, intesi? Questa ci comanda. Io dicevo cicco proprio, anzi butto proprio la sigaretta, tante volte va picciate. Vedi, 2023. Vado, vanno proprio fare scritta per tutto, per fate capire, stai nel 2023. Pacifica è tagliata fuori. APC per le strade di Watch. Figli di puttana. Cavolo, se in 2 anni facciamo sta finaccia. Un'idea di Johnny. Wayland attirerà l'attenzione della Rasaka lontano dalla torre.
collaterali parte del piano. Non siamo dei Boy Scout, Thompson. Fatene una ragione. Vabbè. Ho capito, però mo ci devono poi ricollegare la storia che abbiamo fatto nell'intro, sennò che c'è. Cioè... Beh, sicuramente. Che picci. Ma non pensavo era solo l'intro io. Che picci spicci. Beh, no, è anche io. Come fa a sparare da solo? Via via via! Penso io! No, vedi, adesso è paura. Beh, così è più semplice, eh? Questa lontana qua mi sembra una luce bella pesante. Quindi che faccio il pezzo. Dai, ne ho solo uno. Danni, sono morti tutti. No. Quindi no, mi sa che devi no. Capito, ma non c'è di... devi scendere dall'elicottero, ma qua. Carico gli esplosivi sull'ascensore, mi armo e lascio che la gravità faccia il resto. L'esplosione fa saltare le fondamenta, la torre crolla, poi caos, urla e titoli di coda. Avremo poco tempo. Praticamente Keanu Reeves è un terrorista. Verde, gli uccelli volano, i gatti ballano, i topi brillano. Il mainframe non è un parco giochi, Murphy, muoviti! I topi brillano! Che se fuma questa? E poi andiamo. Merda, chi ha scritto questo comunicato? Vuoi davvero che ti risponda? Cristo, Johnny, sei proprio fuori di testa e te lo dice uno strizzareti. Forza! Sono sotto attacco! Preparati! Devi morire male. Ah, è morto con due colpi solo. Non ci posso credere. Ah, forse come dici te, perché 2020... ma che cazzo, parto nel braccio così. Cacchio di pistola. Mi hai fatto saltare un braccetto. Oh, ma te la vi davanti, cretina. Bushido 2, come si chiamava la bomba? Chiudi! Dobbiamo levare le tende! Demolitron, pronti all'esplosione. E l'intera saga è in arrivo, correte! Spara ai cavi! Sì... Fai girare quei rotori, stiamo arrivando! Oh, voi! Non ho finito. Devo ancora diffondere questo nella sottorete. Cazzo, lo sapevo! Non ha niente a che fare con la Arasaka. È per vendicarti della tua gru. Non è una cosa che tu puoi capire, Rogue. Allora arrangiati. Ti do 4 cazzo di minuti se vuoi decollare con noi. Serratura disattivata. Figli di Troia, Arasaka in arrivo. Ti adoro, Spider. Mi amano tutti. Boh. Cazzo! Uomo a terra, prendete la sua posizione! Scusa, quanto è alta sta palazzina, questo grattacielo? Perché sta mandando giù la bomba, come arriva giù, saltando tutti in aria, sta a perdere tempo. È un folle.
Ok, dai, quanti sono finiti? Trova un punto d'accesso alla rete. Forse muoiono subito perché ancora non sono completamente robotici. Probabilmente. Perché è strano, di sì, quelli altri devi tirargli le bombe a mano per ammazzarli, questi invece due colpi muoiono. Andiamo al punto d'accesso. Sbrigati. Bella e Sprave, straniero, giusto? Mi chiedo se abbiamo qualcuno in grado di cambiare il protocollo della sottorete. Divertente. Ci aiuti o no? I ragni tessono le tele, no? Vediamo di catturare qualche mosca. Grazie, Marf. E ora, per essere sicuri... Boh. Porca puttana! Siamo in TV! E ora veniamo alla Arasaka Tower, evacuata dopo che un'organizzazione terroristica non identificata ha pubblicato un comunicato che minaccia azioni armate. I terroristi hanno dichiarato pubblicamente il loro desiderio di voler rovesciare un monumento al colonialismo corporativo. Il sindaco di Night City, Mbolle e Buniche, ha rilasciato un comunicato in cui afferma che schiererà tutte le forze di polizia in risposta a qualsiasi atto di terrorismo. E ora diamo la linea al nostro reporter che si trova sulla scena, alla Arasaka Tower. Speriamo che possa fare un po' di chiarezza su questa situazione. Fatti. Ora vattene da lì. Stanno arrivando, sul tetto, presto! Corri! Vai, che quella poi ha detto pure che non ti aspetta. Che è? Oh, ma che palle questi qua. Merda, è Adam Smasher. Mo? No. Johnny, corri! Oh, se ti ha detto Johnny, corri, corri. No, Johnny non corre. Parti! La porta è bloccata, ma non terrà a lungo. Corri, Johnny, come il detto. Ha fatto tutto da solo. Se vede che doveva andare così, e te stai a rompere le scatole che volevi provare. Oh, ma porca miseria, ma ogni volta succedono sti casini. Mo muore pure lui. Smasher. Te l'avevo detto, Johnny. Te l'avevo detto che ti avrei ucciso. Vabbè, capito. Stiamo a morire. Capito, continuo, moriamo. Ne resterà soltanto uno, come funziona? Beh, perché... Oh, capperetto, guarda. Lui ha detto che però doveva venire giù la torre. Ma non è morto però, vedi? Forse stanno a portare da qualche parte. Oh! Proviamo di nuovo. Mazza che pizza i che mi ha dato. Chi sono? Come hai ottenuto il materiale esplosivo? Perché non lasci parlare un po' anche il poliziotto buono laggiù? E dai. A quale organizzazione terroristica appartieni? A nessuno. Come hai ottenuto il materiale esplosivo? L'ho trovato davanti alla porta. Ho capito, ma da manca il tempo di rispondi. Il boss non sembra soddisfatto dei tuoi sforzi. Azzi. Giuxetsu. Ah, beh, qui è ancora il giovanotto. No, vabbè, insomma, era pure 50 anni prima, era pure un po' più giovinotto. Sì, cazzo, ce l'abbiamo fatta. Mio marito è morto in quella torre. Oh, mi dispiace. Ma ci sono destini peggiori della morte. Beh, non mi sembra lei affrontata al dolore. Non volevo che morisse. Nase kono yona koto
Perché l'hai fatto? Per mettere fine alla tua follia. Hito wa uso tsuki, jibun jishin o azamuku. だが死者は違う死者は雄弁だが彼らは決して嘘をつかない死者の言葉には慎ましさがある始めろ. Che demonizia. Lo sai che stavo a pensare? Non è che loro stanno a guardare la memoria che loro sono andati a prendere? Ah, può darsi, può darsi. E magari, capito? È vero. Perché sennò... Avvicinati allo sconosciuto. Sembra tutto così matrixoso. Io però non c'ho la percezione. Dovrebbe essere la stanza. Avvicinati allo sconosciuto. Là c'è uno rosso. Dove l'hai visto? Eccolo. Vedi, e lui sparisce e loro continuano. Ma so io. Sei tu. Dove sono andato? Perché dici che sei tu? Perché mi sembravo io, magari ho sbagliato, però sembravo proprio io. Mi scendiamo? No. No, ah dove... vabbè, guarda, là te da, scusa, 40 metri. Segui il detto qua. Vedi, se andò a scalarsi. Guarda. Ecco. È perché come da vicini sparisce. Vedi? Ah. E tu? Tu chi sei? So tu. Ah, forse noi, ma adesso siamo noi. Non lo so, non ci sto a capire più niente. Cioè. Vedi, avviasi il sistema, vedi se sta succedendo proprio. Vedi, la ragazza è diventata tutti robotici, diventano impiccio. Stavo per farsi entrare la monnezza. Sto fame, t'ho ammazzato e t'ho buttato nel secchio. Sei di nuovo te. Lo vedi? Era quindi quel coso che ti sei messo in testa, del Jackie. Dici mizzica. E non è che è sopravvissuto pure Jackie? No, Jackie doveva morire, è morto. Vedi, 2077. Pensa un po', quello pensava che ti ammazzate, invece no. Quindi adesso probabilmente la tua missione sarà vendicata. Cioè, porca miseria, campo per vendicarmi, cioè. Io devo fare sette. Io sono stata pure preciso, ti ho detto di quell'altra che te voleva fotte 2 miliardi di cose e poi tu mi hai fatto, ma hai ammazzato. Faccio la costellazione di Okuto sul petto con la pistola, no. Ecco, mi è rimasto in mente Jodie, come se... Ah, noi si chiamiamo V. Perché ragazzi, io memorizzo due nomi alla volta. No. Basta che sfiga. E mo? Cioè, sono cicciato fuori quando loro stavano ancora lì. Ma chi è questo? Pesa più di quanto sembri. Senti, ascolta, amico. Ho fatto tutto quello che volevi. Perché ora io e te... Oh, grande. Sesto mega. Volevo farlo io, però... Oh, cazzolina. Perché? Ma che è successo? Otosanno sasugai han o mitsukemashita. Kono otoko de machigai arimasen. Hai. 1 ora
Aiutami. Ah, lui è la guardia del vecchio. Oh, che cazzo, ma mi menano tutti, mi ammazzano, mi menano. Ma che cavolo, ma che ho fatto, te male? Amarescia. Qui non è la guardia della Sabura, la cazzo dove si chiama? Dell'imperatore, dovrebbe essere. Lui. Perché lui lo sa che è stato il figlio a ammazzare il padre. Fidati. Non male, guarda che non siamo mal funzionati. Puzzi come una fogna, ma hanno buttato dentro la discarica, ma che va, mi hanno ammazzato, ma che vuoi? Che profumo dei gigli. Ma pensate che impicci che stanno a succedere. Tanti. Mi senti? Mi serve aiuto. Io te voglio aiuta. Serve a me. Quanto mi piace la lingua quando i giapponesi parlano italiano. Sono giapponese. Mi piace una cifra come prende l'accento, come fanno come l'accento. È buono essere così, va bene. Oh, che cavolo, comunque dammi una pizza pure te. Ma chi? Pure te c'hai soldi, non vedo tanti proiettili. Cioè, ma io sono resuscitato 2 secondi fa. Forse li hai con me. Mi dai qua. No, sei immortale, oh. Infatti devi mirare con me, vedi? Ma mia, cadrato là. Spiego che ci cavolo addosso al muretto. Vada! Dice un attimo. Oh, vai dritto! La pistola di cano era meglio. Eh no, perché questo è tutto robotico. Io so pure che ti dico spara. Da sparare alla moto. Oh. Sì, vabbè, ciao Gori. Beh, io mi tengo a questo. Oh, ma questi sono bruttissimi, non si vede proprio male. Questo è per il minetro. È vero, anche l'arma. Oh! Sopravvivere. La tua missione è sopravvivere. Da sopravvivere. Oddio, però guarda. Non provare a svenire di nuovo. Ci provo. Tieni gli occhi aperti. Va bene. Oh, cazzo. E basta, è morto. Abbiamo entrambi bisogno di un medico. Conosci un bisturi di cui ti fidi? Conosco qualcuno. Gli dovevi, mi ricordo. Dobbiamo trovare un bisturi. Presto. Vabbè, tanto c'è un modo di parlare. Victor. No. Penserà lui, a noi. Dobbiamo arrivarci in qualche modo. Chi ama qualcuno? Chiunque. Ma io ci conoscevo solo Jackie. Ok, ok. Salve, i miei sensori indicano che si trova fuori dall'area operativa. Vieni solo a prendermi. Devo raggiungere l'esoterica di Misty. Davanti a Vic. Certamente. Sto inviando un veicolo. Dovrebbe arrivare in meno di 20 minuti. Che stai facendo? Ehi! Una pennica. Scusa, ma quella è una macchina. Cioè, un computerino. Il personale è danneggiato. Vabbè, la vorrei bene, ma c'è il connettore sotto l'orecchio, ma non troppo in profondità. Ci saranno dei neurosocket ausiliari tra i suoi linfonodi, sotto il muscolo SCM. Se prendo una vena per sbaglio, morirà. Esatto, ma se non fa nulla morirà. Comunque moro, ragazzi.
Ora proceda a connetterlo. Quindi? Cioè, ma quindi te quando qua stai male, quando vai all'ospedale, c'è sta il tecnico del computer, non ci trovi più, dottore? Non so se ce la faccio. Scusami, ti chiamano 30 euro per la chiamata. Devo riposare. È tuo quel sangue? Misty! Misty sarà triste. Beh, Misty sì. La pressione sta crollando. È in shock neurogeno. Sta morendo. Devo entrare dall'osso occipitale. Non c'è altro modo. C'è il rischio di... So bene quello che faccio. Mamma mia, ragazzi. Io ti giuro, che cioè... momenti concitati, non ci abbiamo più capito niente. Lui, comunque lui stava a sognare di Keanu perché c'aveva qualcosa in testa. Comunque e quindi, che gioco. Vedi, si è svegliato e è ritornato, diciamo, lui. Adesso c'è da capire perché è morto quello che ci ha tradito. E che c'entra il cicciottoso. Cioè, chiaro, vabbè, ho capito che c'entra con la Arasaka, però... Ok, siamo diciamo in convalescenza. Sto dormendo. Come sta? Se non viene a pizzi per due minuti. Di te, ma migliora ogni giorno che passa. Lui per me... A guardia pensa che lui ha visto qualcosa e se vuole fa di la verità. Sì, lui sicuramente ha capito quello che è successo. Perché magari lui era affezionato al vecchio. E poi insomma, dai, entrate il padre, poi è morto. Ah, la mia testa. Come ti senti? Insomma, vedo tutte le ghiette. Non so, Vic. Mi fischiano le orecchie. E vedo cose strane. Queste allucinazioni. Puoi descriverle? Sì, vedo luci righette. Accecanti. Rumori assordanti. Sono sul palco e fatico a respirare. Sono colmo di... No, ah, oddio. Sono sul palco, che tutto quanto in un microfono. E capisco che non è servito. Che non mi sento meglio. E poi promettimi di non ridere. Piazzo una bomba nella Arasaka Tower. Non c'è proprio niente da ridere. Night City sembra diversa. Night City sembrava diversa, strana. Perché adesso la odiavo chiunque, tutto quanto. Era troppo reale, persino per un sogno lucido. Non stavi sognandovi, quelli erano ricordi. C'è un costrutto di personalità su quel chip. I sogni che hai visto appartenevano al suo passato. Aspetta, stai dicendo che c'è un vero terrorista nella mia testa? In questo momento? Esatto, Johnny Silverhand. Ha avuto il suo momento di gloria 50 anni fa. L'attentato alla Arasaka. Hai sentito parlare? Opera sua. Dicevano che fosse morto nel crollo. Comunque, non è la cosa importante adesso. Ma insomma. Che cosa? Dice. Il biochip, in pratica, è una bomba, già innescata. Come? Non ti resta molto tempo, molta vita. Al massimo qualche settimana.
Il costrutto di Silverhand sta sovrascrivendo la tua personalità. Prenderà il controllo del tuo corpo finché un giorno non sparirai. Porca paletta. È che... Cambia di personalità. È importante che tu capisca bene. Ma mi curerai, giusto? Vic? Se potessi lo farei, Vi. Credimi. Diamo un file o qualcosa. Va ben oltre le mie conoscenze. Sei il migliore, Vic. Perché non puoi aiutarmi? Vuoi la versione lunga o quella corta? Devo morire. Morirò. È questo che stai dicendo? Dimostramelo. Dexter ti ha sparato, giusto? Il proiettile ha danneggiato lo slot del chip e il tuo cervello. Il biochip ti ha rianimato e mandato in cortocircuito. Ha iniziato a caricare dati nella tua testa. Per quanto lo riguarda, il tuo cervello era un contenitore vuoto da riempire con il suo engramma. Un contenitore vuoto? Ma io sono qui. Questo sono io. Cioè, il chip non legge, scrive soltanto. Il tuo mal di testa è il chip che sta riorganizzando le tue vie neurali, costruendo nuove strutture ed eliminando le vecchie. Ma le unghie? Dal punto di vista del chip, tu, quello che ne resta, sei un tumore da rimuovere. E quindi che devo fa? No, non credo che sia possa rimuovere semplicemente, Vic. Sarà troppo facile, dai. Non mi hai mai deluso. Se non puoi fare niente per aiutarmi, allora... Beh, che diavolo faccio? Dimmelo, ti prego. Vic. Vorrei saperlo anch'io, ragazzo. Misty? Porca miseria, ragazzi. Che risvolti. Vabbè, sicuramente ci sarà qualcosa che si può fare, perché sennò scusa. Chiedi troppo a un vecchietto come Vic. Forza, Vi. Ti accompagno a casa. Siamo praticamente rissegnati alla morte. A casa? Oh, vabbè, ho capito. Io, allora, risolvevamo il chip. Quindi lui che fa? Ritorna, diventa Keanu, cioè. Sì. Dentro, nella mente. Io pensavo che sarei morto. Con lui, nel sonno. Il sonno è un presagio di morte. L'inevitabile. Non so neanche dire se ora sono sveglio. Insomma, potrei essere già morto, no? No, vabbè, se a parlare... Non fissarti su questo, Vi. Non ci pensare. Tieni, ho delle medicine per te. Omega bloccanti, presi regolarmente, impediranno che le cose progrediscano troppo in fretta. E in più dovrebbero tenere tranquillo il tuo ospite. La pseudoendotrizina è da parte mia. Effetto opposto. Accelera le cose. Scatena il demone, per così dire. Quindi... Se servirà tipo nelle situazioni caotiche, vedrai, tipo un superpotere. Dai. Devo stendermi un po'. Tieni, ho un'altra cosa per te. Vic te l'ha estratto dal cranio. Un portafortuna. Cioè, prometti che cercherai di dormire un po'. Misty, aspetta. A proposito di Jackie. Sì? Parlava spesso di te. Molto spesso. Avevamo litigato. Appena prima che uscisse per quel lavoro. Non era arrabbiato con te. Spero che tu lo sappia. Lo so.
che voleva bene. Vorrei solo che i nostri ultimi momenti insieme fossero stati diversi. Ragazzi, purtroppo non è che sa quello che succede. Ma ora devi riposare. Quindi dormi, ti prego. Ma sicuramente riuscirai a fare quello che devi fare e poi morirai. Se non c'è niente da fare, se non gli ha detto che il chip evidentemente non si può togliere, se no gli avrebbe detto. Quindi che vuoi fare? Alla fine ne mi rabbia. Allora, comunque tutto questo per colpa di Dex là. Perché se lui non ti sparava, cioè il chip non si attivava. Eccolo. Oh, cappero. Capisci? E ucciderò chiunque cerchi di ostacolarmi, compreso te. Vabbè, bello, se ammazzi a me, dove vai? Lì sul corpo tuo. Ho bisogno di una sigaretta. Dove le tieni? Vabbè, così si mette, no? Cioè, diventa pazzo. Come sei arrivato qui? Non fumo. E allora va a comprarle. Devo fumare per l'ultima volta. Porca puttana, cazzo! E tu che razza di Joy Toy saresti? Levati dalle ectopalle! Pensa un po'. Sì, mi può far cascare, mi può toccare. Perché lavori? No, perché... Dimmelo. Cazzo. 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 Non ci abbiamo capito un cazzo. Potrei metterlo come titolo del video, proprio. Non ci abbiamo capito un cazzo. Perché... Ha capito lo strappo con le mie mani. No, aspetta! È tosta qua. Mamma mia! Prenderò io il controllo. Troverò un modo. Non è che dico un modo. Vabbè, se spaccava la testa però. Sì. Mo lo trova Missy, non hai fatto niente. Ci ho sbattuto contro il vetro. Ma mai più, pezzo di merda. No, così no. Ficcati un ferro in bocca e premi il grilletto. Oh, ma te me ne hanno proprio tutti. Sei un pungiball. Sono come muffa sulla frutta. Infetto. Non posso farci niente. Mi senti? Se potessi vomiterei, cazzo. È solo una copia dell'engramma. Devo essere anche là fuori, da qualche parte. Fanculo, cazzo. Ho capito. Lasciami in pace. Esci dalla mia testa, cazzo. Un proiettile in testa è l'unica soluzione. Mi senti, io vorrei non sparare. Un proiettile nel cazzo di cervello. Oh, cazzo. Vabbè, io direi da finirla qui. Eh sì, ragazzi. E niente, la facciamo come ieri. Facciamo come ieri, due ore. Ragazzi, siamo qui al bagno. Ci salutiamo qui, dai. Se no, se sì, metti il video, poi lo dobbiamo tagliare come abbiamo fatto ieri e non ci va. Vedo acqua che scorre. Esatto. E sì. Niente, ci vediamo domani, ragazzi. Un bacio a tutti. Ciao.